Lunedì 23 luglio, nella chiesa del suffragio, in piazzetta Cleofilo, il Partito Democratico di Fano, in collaborazione con il gruppo PD Marche in Consiglio regionale, ha promosso un incontro pubblico con la cittadinanza intitolato «Una sanità di qualità vicina al cittadino oggi e domani». Al convegno sono intervenuti il presidente della Regione Marche Luca Ceriscioli, Ignazio Pucci e Alberto Bacchiocchi, rispettivamente segretario e capogruppo del PD fanese, il vicepresidente del Consiglio regionale delle Marche Renato Claudio Minardi e il sindaco Massimo Seri. Ha moderato l'approfondimento Rosetta Fulvi, presidente del Consiglio comunale di Fano. Fulvi questa sera modererà l'incontro, ma lei ha dovuto anche moderare i vari dibattiti in consiglio comunale, insomma delle critiche arrivate dall'opposizione, ma che insomma, il Partito Democratico in realtà ritiene degli ottimi obiettivi raggiunti. Sì, questo è vero, abbiamo avuto un bel dibattito sia nelle sedi istituzionali e anche poi nel contesto politico. La sanità è un tema che sicuramente infiamma il cosiddetto contraddittorio. Però il Partito Democratico, come fa sempre, sia dove governa sia dove l'opposizione, ci mette la faccia e questa sera è una delle altre occasioni, come abbiamo fatto anche in altri momenti, per dare ai cittadini le informazioni che sono necessarie, perché il cittadino informato è un cittadino meno fragile e un cittadino che ha fiducia o che perlomeno non gli viene sottratta la fiducia è un cittadino che protegge meglio la propria salute e si affida sicuramente con più serenità anche nel percorso dell'eventuale malattia. E questo lo dico perché un'iniziativa di questa sera serve per ristabilire la verità. Ci sono tante versioni sia dell'andamento della sanità nel nostro territorio e anche e soprattutto del protocollo che è stato firmato tra il Comune di Fano e la Regione Marche. Ecco, noi vogliamo narrare la verità perché quando si danno diverse versioni i cittadini entrano in confusione. Sono state dette tante bugie, una per tutte che Santa Croce chiude e questo non è vero, e quindi l'occasione di questa sera è per dare le informazioni e ristabilire la verità su un tema che è strategico per la cittadinanza. La giusta informazione, la vera informazione sullo stato di fatto e sulle prospettive della sanità locale e del Santa Croce, che è comunque un presidio dell'azienda ospedaliera Marche Nord. Ecco, mi sembra che sia chiara la motivazione di questo incontro. Passo a presentare i relatori. Innanzitutto il segretario del Partito Democratico, Ignazio Pucci, che poi farà subito il suo saluto e farà alcune considerazioni sul tema della sanità. Il capogruppo in consiglio comunale Alberto Bacchiocchi, che ecco, riporterà il lavoro svolto dal gruppo e come insomma, il punto di riferimento che è stato rispetto alle richieste dei cittadini e la necessità di dare risposte. Pucci, quale sarà l'obiettivo di questo convegno? Abbiamo organizzato questa iniziativa proprio per spiegare bene, comunicare ai cittadini i contenuti del protocollo d'intesa che è stato siglato tra il Comune di Fano e la Regione Marche. È stato un percorso lungo, molto dibattito tra la gente in Consiglio Comunale, tra le forze politiche, quindi un percorso lungo anche acceso, giustamente perché comunque è un tema molto sentito e delicato, però alla fine credo che si è raggiunto un punto importante con la sigla di questo protocollo e il punto più importante è proprio quello del Santa Croce che non chiude ma anzi rimane struttura ospedaliera al servizio dei cittadini di Fano. Quindi per voi un buon risultato quello ottenuto? Sì, un buon risultato anche se pensiamo a un progetto complessivo. Spesso le forze politiche si limitano a difendere diciamo, lo status quo. In realtà noi abbiamo fatto lo sforzo di fare un'elaborazione un po' più ampia e cercare di pensare un po' anche al futuro, ai nostri figli, a quello che può essere la sanità tra 20 anni, tra 30 anni, e quindi pianificare un ospedale nuovo, tecnologico, di secondo livello, con attrezzature nuove che
sarà al confine tra Fano e Pesaro, e mantenere invece sul territorio a Fano, quindi a funzione di Fano e anche della vallata del Metauro, tutti quei servizi di cui usufruiamo giornalmente, e quindi pronto soccorso per le urgenze, ma anche il day surgery, la diagnostica, l'attacco, le risonanze magnetiche, tutte le cose che poi servono tutti i giorni ai cittadini, mentre per le urgenze, la grande chirurgia, i salvavita, ci sarà Pesaro, Muraglia, ma ci sarà anche Ancona, perché comunque Torrette di Ancona rimane un'eccellenza della regione e è a 30 minuti di treno. Altra importante novità è la sanità pubblica integrata con quella privata convenzionata. Sì, infatti anche qui c'è stata una polemica, ma si vuole prediligere la sanità privata alla pubblica? Assolutamente, noi ribadiamo con forza il fatto che la Regione punta sulla sanità pubblica, e infatti, come dicevo, avremo l'ospedale nuovo, il Santa Croce, e quindi tutti i servizi pubblici fondamentali. Ma se la Regione Marche ha rilevato che c'è una forte mobilità passiva e che molti cittadini spesso vanno nelle cliniche private della Romagna, perché lasciare spendere tanti soldi alla Regione fuori e non provare invece a creare da noi una clinica privata convenzionata, quindi che non costerà nulla al cittadino, ma che verrà realizzata a Fano, e quindi sarà un investimento importante che porterà posti di lavoro, ricchezza per la costruzione e tutto, e che sarà quindi un nuovo elemento volano per l'economia fanese, importante, senza far sì che i cittadini fanesi debbano fare ancora tanti chilometri per andare in Romagna. Riteniamo che questo momento fosse fondamentale per spiegare bene ai cittadini, per comunicare bene ai cittadini il futuro della sanità del nostro territorio e di questa città di Fano. È stato un percorso lungo, abbiamo discusso per più di 2 anni su questo tema, abbiamo discusso in consiglio comunale, abbiamo discusso con le persone, nelle assemblee, nelle associazioni, abbiamo discusso tanto, giustamente, perché è un tema che tocca da vicino i cittadini, che quindi è molto sentito da tutti, quindi è giusto che ci sia stato un dibattito molto acceso e serrato su questo tema. E oggi, dopo oltre 2 anni, siamo appunto arrivati a un punto di caduta e abbiamo finalmente siglato questo protocollo d'intesa tra Comune di Fano e Regione Marche, che è un protocollo d'intesa che verrà poi spiegato ed è molto ricco, ma dico subito che il punto fondamentale è quello che il Santa Croce comunque rimarrà struttura ospedaliera e quindi rimarrà un riferimento sanitario per la città di Fano. Ma che la sanità è stato un tema molto discusso anche in consiglio comunale, come reputa ad oggi tutti i risultati che avete raggiunto? Beh, sicuramente sono stati anni difficili, delle battaglie vere e proprie, sia in consiglio comunale ma anche nella vita di tutti i giorni, nei social, nei media. E quando siamo partiti, sinceramente, l'idea di ottenere quello che abbiamo ottenuto con questa firma del protocollo era insperato, e quindi soltanto il fatto di riuscire a mantenere aperto il Santa Croce anche dopo la realizzazione del nuovo ospedale è sicuramente un risultato straordinario per la città di Fano e per noi che ci abbiamo sempre creduto. È stata questa un'operazione un po' sotto traccia, diciamo, perché se da una parte dovevamo comunque sostenere e difendere questa riforma sanitaria regionale, avevamo anche l'obbligo di tutelare la salute dei cittadini di Fano, cercando di non sguarnire questa città e tutta la vallata anche del Metauro di un importante presidio medico come poteva essere il Santa Croce. E quindi la nostra opera è stata di sì sostenere la riforma sanitaria ottenendo un ospedale secondo livello a Muraglia, ma al tempo stesso di mantenere aperto un presidio medico nella città di Fano. Ci siamo riusciti, siamo soddisfatti e credo che sia un importante risultato di tutta la cittadinanza. Avremo 20 milioni che la Regione ha destinato alla città di Fano per le opere di infrastrutture, la nuova viabilità per collegare Fano e Pesaro, anche se non saranno poi sufficienti, ma soprattutto quello che dicevano anche prima il segretario
Presidente del Consiglio, noi avremo il Santa Croce che rimarrà a tutti gli effetti un presidio ospedaliero operativo, dove erogherà dei servizi integrativi a ciò che l'azienda Marche Nord erogherà nella struttura principale che è di Uraglia. Minardi, lei invece ha svolto un duro lavoro anche in regione, portando sempre queste forti battaglie appunto sulla sanità. Io ho cercato di svolgere al meglio quello che è il mio mandato di consigliere regionale eletto nella provincia di Pesaro Urbino, in particolare a Fano. Ho cercato di tutelare gli interessi della comunità facendo in modo che una sanità di qualità, che è un diritto alla salute da parte dei cittadini, rimanesse presente nella città di Fano, nel Santa Croce. Vorrei ricordare questo, che 10 anni fa, quando si decise di realizzare, di istituire l'azienda ospedaliera Marche Nord, quindi di mettere insieme gli ospedali di Fano e di Pesaro, fu fatta una scelta intelligente, perché questo ha consentito al nostro territorio di avere un ospedale di secondo livello. Cosa significa un ospedale di secondo livello? Un ospedale che ha maggiori qualità nei servizi che vengono erogati ai cittadini, che altrimenti dovremmo andare a prendere o ad Ancona o fuori provincia o fuori regione. Quindi avere un ospedale di secondo livello è sicuramente una risposta molto importante. L'altro aspetto positivo è questo, che nel 2012, quando fu individuato il sito di Fosso Seiore, si era deciso di chiudere il Santa Croce e il San Salvatore e di vendere le aree che sarebbero state destinate al commercio, alla residenza o ad altri fini, ad altri scopi. Oggi invece possiamo dire che, grazie al protocollo a cui ho attivamente collaborato nella stesura insieme al sindaco e al presidente della regione, il Santa Croce rimarrà aperto. Questa è la notizia importante che vogliamo dare ai cittadini. Il Santa Croce rimarrà aperto con tutta quella serie di servizi di cui i cittadini hanno bisogno tutti i giorni, hanno bisogno quotidianamente, ovvero il pronto soccorso, con tutti i codici colore, la medicina d'urgenza, la chirurgia d'urgenza, l'ortopedia, il day hospital oncologico, tutta la diagnostica per immagini, quindi la risonanza, l'attacco, i raggi, le ecografie, tutte le visite specialistiche e quindi il laboratorio analisi, tutti quei servizi di cui il cittadino ha bisogno quotidianamente. E questo credo che sia una risposta importante per la nostra comunità, per la comunità fanese, perché avere un ospedale di eccellenza su cui la regione ha investito tantissime risorse in questi ultimi anni, insomma possiamo contare che dal 2015 ad oggi sono stati investiti circa 30 milioni di euro, di cui 12,5 soltanto in tecnologie di laboratorio, quindi per le sale operatorie e quant'altro. Credo che sia una risposta importante, aumentato di 10 milioni in questi 3 anni il budget dell'azienda ospedaliera, sono state assunte 180 persone, quindi sono risposte che dimostrano come ci sia attenzione rispetto alla zona nord delle Marche, rispetto al nord della nostra regione e quindi nell'azienda ospedaliera. A questi servizi di cui i cittadini avranno la possibilità di fruire ogni giorno a Santa Croce ci sarà un nuovo ospedale. E vorrei aggiungere questo, che finché non ci sarà il nuovo ospedale, il Santa Croce rimarrà aperto con i servizi che ci sono oggi e anzi dovranno essere anche migliorati. Quindi fino al nuovo ospedale il Santa Croce rimarrà così com'è, dopo la realizzazione della nuova struttura rimarranno i servizi quotidiani di cui il cittadino ha bisogno ogni giorno, lo ripeto, i servizi di cui il cittadino ha bisogno quotidianamente. A questo si aggiungono 20 milioni per realizzare la viabilità per raggiungere il nuovo presidio ospedaliero, che sarà sicuramente un'eccellenza anche dal punto di vista della qualità architettonica, perché è un nuovo ospedale, capiamo bene che è importante, la realizzazione di una RSA di 100 posti letto, 80 più 20 che ci sono già di residenza protetta, quindi sono un altro servizio importante, e anche una clinica privata. Su questo si è aperto un dibattito molto lungo, si vuole svendere la sanità pubblica o privata, niente di tutto questo, sono solo bufale, bugie o di chi vuol fare demagogia. La regione, e l'ho detto prima con le cifre, la regione continua ad investire sulla sanità pubblica. Ovviamente abbiamo un gap da recuperare sulla sanità privata, la provincia di Pesaro Urbino è l'unica provincia delle Marche che non ha una struttura privata convenzionata, e abbiamo una mobilità passiva da recuperare,
che sta retrocedendo gradualmente, ma abbiamo bisogno di fare ulteriori passi insieme anche al privato. Un privato che dovrà essere complementare al pubblico e non dovrà avere risorse aggiuntive da parte del pubblico, ma dovranno essere utilizzate solo quelle risorse che rientreranno dalle spese che oggi la Regione effettua fuori Regione. Quindi 50 posti letto convenzionati in una clinica privata che sarà realizzata a Chiaruccia, che sarà complementare alla sanità pubblica e quindi diventa un'ulteriore opportunità. Quindi a Fano alla fine avremo due ospedali, Santa Croce che rimane aperto, una clinica privata che tutti quanti, insomma tantissimi cittadini ricorrono alle cure di ospedali fuori provincia, fuori regione, in particolare Cotignola. Ecco, questa clinica sarà una clinica privata convenzionata a cui si potrà accedere con la ricetta del medico, ovviamente completamente gratuita per il cittadino, e quindi sarà un'opportunità in più. Questo è quello che il protocollo prevede, credo che sia una bella risposta per la città di Fano e quindi credo che il protocollo che il Comune di Fano e la Regione Marche hanno sottoscritto possa essere una risposta per fare della sanità del nord delle Marche una sanità di qualità e per Fano continuare ad avere quei presidi che servono i cittadini per avere una sanità di qualità. Io credo che una scelta importante e giusta è stata fatta 10 anni fa, quando la Regione decise di istituire l'azienda ospedaliera Ospedali Uniti Marche Nord. Io credo che sia stata fatta una scelta importante perché ha permesso di avere in questo territorio, nel nord delle Marche, un presidio ospedaliero di secondo livello. E lo sottolineo, un presidio ospedaliero di secondo livello con prestazioni che altrimenti avremmo rischiato di cercare altrove, Ancona, Torrette, magari anche fuori regione, nella vicina Emilia-Romagna o nella Lombardia. È chiaro che governare la sanità non è semplice perché bisogna stare dentro i parametri, dentro i coefficienti del decreto ministeriale 70. Non tutti gli ospedali possono avere tutte le specialistiche, perché poi le specialistiche sono anche basate sui bacini dei cittadini. E quindi c'è una complessità del numero di cittadini, c'è una complessità che è sempre maggiore e quindi la gestione della sanità è sempre più complessa e anche con le tecnologie che evolvono continuamente hanno bisogno di un efficientamento continuo. E la scelta di fare l'azienda ospedaliera Marche Nord nel nord delle Marche va dopo 10 anni di pari passo con scelte che gradualmente si stanno facendo anche nelle altre province della nostra regione. Macerata sta ragionando di fare il presidio ospedaliero fra Macerata e Civitanova, ad Ascoli si parla del nuovo presidio ospedaliero fra Ascoli e San Benedetto del Tronto. Noi possiamo dire che siamo molto più avanti rispetto agli altri. Presidente, abbiamo avuto l'onore di averla ospite anche negli studi di Fano TV, abbiamo sviscerato un po' tutti i dati, i numeri positivi, con una mobilità che cala, con un'occupazione invece che cresce. Oggi presenterà insomma questa sanità di qualità vicina al cittadino, appunto. Sì, è un grande patto fatto fra la Regione e il Comune di Fano, che di fronte a un cambiamento ha cercato di dare tutti gli elementi che aiutassero a capire. E quello che c'è da capire è che presto investiremo in un nuovo ospedale grande di qualità per tutto il territorio provinciale e anche di più. Essendo un'azienda ospedaliera parla per alcuni servizi su un'area ancora più vasta. Poi il fatto che attraverso le scelte che porteremo avanti miglioreremo ad esempio la viabilità di questa comunità con un investimento di 20 milioni per raggiungere meglio un ospedale ma per potersi muovere tutti i giorni nella città in maniera più agevole in collegamento anche con le opere che Autostrade sta realizzando nel comune, devo dire opere di grandissimo valore e di grande impatto. Poi la sanità del territorio, fare un'unica azienda ospedaliera con una sede unica ci permette di attivare quelle risorse che erano attese da molti anni, quindi l'RSA, l'investimento in posti letto territoriali che daranno risposte importanti. E non chiudo l'ospedale di Fano perché resta una struttura legata all'emergenza, collegata a Marche Nord, con una chirurgia H24, con dei servizi importanti, perché un bacino d'utenza che fa riferimento a quel presidio sarà un riferimento importante. Quindi l'ospedale si mantiene in collegamento con Pesaro, dedicato in modo particolare all'emergenza. Insomma, un ventaglio di iniziative, di scelte
che fanno sì che ci sia una vera e propria alleanza fra territorio e regione, che deve dare al cittadino di più. Qualche chilometro più in là troverà servizi di alta qualità, alta specializzazione, al 90% rispetto di quello che ha bisogno della sanità per acuti, e il resto, la degenza più lunga, la riabilitazione, i servizi del territorio, nella propria città, dove si li ha sempre trovati, sia in emergenza, sia per quello che riguarda, per esempio, diagnostica pesante o servizi sanitari di primario valore. Per quanto riguarda il nuovo ospedale, quante sono le risorse che la Regione dovrà investire e quali saranno le tempistiche all'incirca? Beh, il contributo complessivo è oltre 200 milioni, quindi parliamo di una cifra importante. Andremo a completare la struttura di muraglia, lo faremo con investimenti che non restituiscono solo un'aggregazione, ma anche un modo diverso di organizzare i servizi, più qualità in termini di sicurezza, un modo migliore per lavorare, gli spazi adeguati perché i professionisti molto bravi di Marche Nord possano portare al meglio tutte le loro competenze e le loro qualità. Marche Nord oggi si fa dalla robotica a una senologia avanzata, a una diagnostica di altissimo livello, a servizi di medicina, oculistica, mi perderei nell'elenco, insomma, devo dire tutti di grande qualità. Poterlo fare in una struttura più efficiente e funzionale significa dare più ai cittadini. E per partire con questo investimento credo che ormai siamo arrivati, ci sarà un contributo iniziale dalla Regione, poi quello che verrà dato una volta completata la struttura, cioè il grosso va dato ovviamente dopo per poter far prima, il proponente verrà scelto fra poco, quello che sarà il progetto ritenuto più valido, a che seguirà una gara e io credo che, insomma, spero prima delle elezioni amministrative di Fano di poter aver espletato tutti questi passaggi in modo che la costruzione sia una cosa affiata. Nel frattempo, proprio in Fano, anche il tema della clinica privata, la nostra provincia è l'unica nelle Marche che non ha una clinica privata, l'unica a non averla. E serve per ridurre la mobilità passiva, si finanzia con i soldi che oggi mandiamo in Romagna e avrà sede proprio a Chiaruccia, dove era indicata una sede proprio con la funzione di ospedale. Andare in una struttura significa non solo aggregare l'attività, come dicevo prima, in termini di qualità, ma è molto diversa una struttura nuova rispetto a quelle che abbiamo a disposizione. I nostri ospedali sono nati sulla medicina d'inizio Novecento, quelli erano i progetti. I padiglioni, le strutture separate fra loro, un modo di fare medicina completamente diverso da come la si fa oggi. Con prestazioni che dal punto di vista degli edifici che non tenevano in nessun modo a conto l'aspetto ambientale, consumare poca energia, il risparmio e anche qualità dell'ambiente. Una struttura antisismica, insomma abbiamo visto cosa vuol dire vivere in un sisma, io l'ho visto molto bene. E non avere ospedali antisismici nella nostra regione non è un bel segnale, non lo è neanche Torrette, sul quale completeremo l'investimento con i fondi europei per renderlo completamente antisismica, neanche Torrette. Sindaco, in questi anni avete raggiunto degli obiettivi importanti, secondo lei insomma, sono dei bei risultati, ci sono ancora delle cose da migliorare per quanto riguarda la sanità? Beh, io parlo del mio operato da quando sono sindaco e devo dire c'è stata un'inversione di tendenza perché poi le cose quando si manifestano in realtà risalgono a decisioni assunte molti anni addietro e uno si trova ad affrontare le situazioni anche sulla base di scelte di altri. Però devo dire che con il protocollo che è stato firmato abbiamo ottenuto un grande risultato. Primo, al di là delle Cassandre che parlavano, che dicevano che questo sindaco chiudeva il Santa Croce, in realtà il Santa Croce è stato chiuso nel 2012 quando c'era qualcun altro e nel 2017 il Santa Croce è stato riaperto, nel senso che in realtà non è mai stato chiuso, ma se nascerà il nuovo ospedale Santa Croce rimarrà come ospedale aperto nella città di Fano. A questo si aggiunge una nuova struttura di sanità convenzionata e quindi si aggiunge un nuovo altro ospedale nella nostra città. E a questo poi va detto che dal 2016 ad oggi c'è stata anche un'inversione di tendenza su quella che era l'integrazione fra i due ospedali, mentre prima dal 2010 al 2015 c'è stata una sofferenza e c'è stata una integrazione che ha penalizzato fortemente la città di Fano e il Santa Croce. Dal 2016, dopo il consiglio monotematico sulla sanità, vi è stata un'inversione di tendenza e gli impegni assunti si sono concretizzati con l'arrivo di nuovi reparti nel Santa Croce, con nuovi servizi, con nuovi investimenti, con nuove sale operatorie e con una crescita di prestazioni
di servizi significativi. Ecco, questo mi piace sottolineare, e le cose su cui abbiamo lavorato in questi ultimi anni. Nel suo intervento ha parlato anche di risorse arrivate come non mai durante il suo mandato. Sì, anche questo è un altro elemento. Io mi ero preso una sfida, e cioè quella di far tornare Fano protagonista. Poi è vero che nei dibattiti in politica c'è molta strumentalizzazione, si lavora molto sulla percezione, non sulla realtà, ma poi la realtà è qualcosa di diverso, sono atti ufficiali, sono atti amministrativi, sono azioni concrete e sono risorse vere che si riescono ad acquisire, ad integrazione a quelle proprie. E allora ecco, in questi anni con la Regione io penso che siano arrivate tante risorse, sono tutte documentabili, che non si erano mai viste in precedenza, dimostrazione che Fano sta risvolgendo, recuperando un ruolo che aveva perso in passato. Tra questi c'è un finanziamento di 20 milioni, cifra mai esistita da quando sono nate le regioni, quindi dal 1975, è il finanziamento più alto che un comune, una città abbia avuto dalla regione. Ma queste se ne possono aggiungere, se ne aggiungono altre, sia per opere ma sia anche per attività immateriali che comunque portano benefici e ricadute sulla nostra città. L'unica cosa che lei ha ricordato, che comunque ha ribadito, è l'ubicazione, forse meglio a Chiaruccia, per l'ospedale unico. Beh, su questo io sono sempre stato chiaro, l'ubicazione di Muraglia per me è un'ubicazione sbagliata, io ho fatto una battaglia fortissima per Chiaruccia perché quella nuova struttura la pensavo ad un territorio provinciale, un ospedale di secondo livello è un'opportunità, adesso al di là delle chiacchiere, perché significa anche livelli alti di risposte, di servizi, di tecnologie nuove, avanzate, per cui è un'opportunità. Però ecco, dopo ci sono anche momenti delle scelte e uno non può fare sempre il Don Quixote, deve prendere atto anche che in altre sedi sono state prese delle decisioni, ma contropartita devo dire che abbiamo portato risultati significativi per la nostra città, soprattutto rispetto a prima, come dicevo prima, l'apertura e il mantenimento del Santa Croce anche in futuro. Questo potrebbe portare anche a una riduzione delle liste d'attesa, visto che ancora il problema persiste. Beh, questa è la cosa che ho detto al Presidente, la vera sfida oggi è quella delle liste d'attesa, dove c'è ancora sofferenza, dove una persona non può andare a prenotare perché ha una preoccupazione, ha un dubbio di avere una determinata patologia e dico ripassi fra un anno. Beh, un anno è un po' troppo lungo, possono succedere tantissime cose, uno sullo stato di salute vuole sapere le cose giustamente subito, il prima possibile. E allora lo sforzo maggiore adesso va fatto verso le liste d'attesa, dove ci deve essere un'operazione che le porti a ridurre, perché altrimenti si mantiene un disservizio, una difficoltà che incide anche sull'umore delle persone. Si presenterà alle prossime amministrative a testa alta? Ma io sono soddisfatto del lavoro che ho fatto, con dati oggettivi, non sul percepito. Disponibile a confrontarmi con chiunque sugli obiettivi raggiunti, su quelli che devono ancora arrivare. È stato un inizio non facile, tutto in salita, ma oggi posso dire che quel bilancio, quel programma di mandato, oggi è quasi completamente raggiunto, e a quello se ho aggiunto anche altri obiettivi che prima, che solo 4 anni fa, erano inimmaginabili. Quindi su questo aspetto penso di poter andare molto a testa alta e parlare e confrontarmi con chiunque. Cominciare anche tra molti di coloro che hanno delle responsabilità anche decisionali, perché sulla sanità non si scherza. Lo dico anche da sindaco, me ne rendo conto anch'io quando ci vediamo nelle conferenze di area vasta, che dice parliamo del mondo intero e poi magari anche lì un buon 90% non conosce a fondo quelle che sono le complessità, quelle che sono i temi veri di una sanità che cambia, che cresce e che parte da un presupposto a cui bisogna dare sempre delle nuove risposte, sempre più di qualità e di efficienza, qualità dei servizi ma anche qualità delle nuove tecnologie, perché giustamente la scienza avanza, la medicina avanza e noi siamo contenti perché poi siamo gli utenti che giro gira, comunque tutti ne abbiamo bisogno, tutti ne avremo bisogno, e diciamoci la verità. Poi quando stiamo, perché quando stiamo bene ragioniamo del mondo intero, poi quando stiamo male in realtà guardiamo dove troviamo medici che ci danno fiducia e dove ci sono tecnologie avanzate che ci possono dare delle risposte. Magari possiamo avere l'ospedale sotto casa, ma noi siamo i primi a non andarci. Parlare di sanità nel nostro territorio, dobbiamo essere onesti e franchi con noi stessi. Se pensiamo agli ultimi 15 anni, Fano ha sofferto sul tema di
sanità, sul processo organizzativo. Io ricordo ero consigliere comunale nel 97, quando si iniziò a parlare con un primo consiglio congiunto tra Fano e Pesaro di integrazione fra le due strutture ospedaliere, ancora prima che nascesse Marche Nord, dove si diceva, anche lì si faceva ragionamenti che io condividevo, che ho condiviso, di arrivare al superamento dei doppioni per parlare di un'area come la nostra, ma con certe caratteristiche e certe tipo di organizzazione, mantenendo un perno centrale in entrambe le strutture. Grazie.